ragazzi, benvenuti e bentornati in questo nuovissimo video. Ennesimo video sulla casa, probabilmente sarà l'ultimo video sulla casa, direi finalmente, ma forse era anche il video più atteso sulla casa, perché ho aspettato un sacco per farlo, perché volevo aspettare delle cose che mi sono arrivate mesi fa, ma che non sono mai andato a ritirare per mancanza di tempo. E sapete che c'è? Mi sono rotto il cazzo e comunque farò questo video. Come in tutti i video della casa, tra l'altro, dico sempre: ah, non è completo al 100%, una cosa completa non c'è mai, ragazzi. Oggi vi mostrerò tutta la domotica della mia casa. Faccio un piccolo appunto. Dico casa domotica per comodità, ma in realtà la casa domotica è tutt'altra roba rispetto a quello che vi farò vedere io adesso. Perché una casa domotica significa che è una casa che in automatico effettua delle azioni, in automatico effettua delle routine, in automatico fa determinate cose, ed è come se fosse una casa autonoma sotto certi punti di vista. Quello che vi farò vedere io, più che una casa domotica, sarà una casa smart, perché è gestibile tutto interamente da remoto e dal telefono. Ci sarà qualche pizzico di domotica per qualche automazione che adesso vi farò vedere, ma non è una casa domotica. Tendo a fare questa precisazione perché molti anche su internet dicono: ah, la mia casa domotica, poi di domotico hanno le lampadine che si accendono da telefono. No, quello è un giocattolo. Anche quello che vi farò vedere adesso io è, diciamo, un giocattolo, però diciamo che è un sistema un po' più completo, un sistema un po' più professionale, anche perché mi è costato parecchi soldi. Comunque, partiamo subito. In questo video terrò sempre il telefono a portata di mano, perché ovviamente devo farvi vedere e devo un attimino mostrarvi. Oltretutto mi sono fatto anche una lista di quello che devo dirvi, perché ci sono talmente tante cose che ho paura di dimenticare qualcosa. Quindi probabilmente questo video durerà un sacco. Sedetevi, mettetevi seduti e non rompete il cazzo. Partiamo dalla connessione di questa casa. Non starò a dilungarmi su come ho fatto per ottenerla, perché sono stati deliri, cazzi e mazzi. Però la connessione che gestisce tutta la domotica di casa è super importante. Soprattutto è super importante avere un sistema funzionale che non crashi quando collegate tantissimi dispositivi. Io ad esempio di dispositivi smart ne ho circa 30 o 32, una cosa del genere, e questo modem di della team, della ZTE, questo qui gestisce fino a 36 dispositivi in wifi. Una merda. Infatti già è saturo. Come ho ovviato al problema, ho comprato un sistema mesh di Xiaomi, che è questo sistema qui, che praticamente tramite un cavo Ethernet che esce dal modem si infila qui, e questo spara un altro wifi 5 GHz in giro per casa, e poi c'è un altro ripetitore in un'altra stanza che amplia il segnale wifi. Questo gestisce fino a 120 dispositivi ed è molto meglio, ovviamente. Connessione: ho una FTTH da 1000 mega e 300 in app. Vi metto qui uno speed test per farvi vedere di che tipo di connessione stiamo parlando. Comunque, ovviato il fatto della connessione, partiamo e andiamo nel vero e proprio sistema domotico, anzi smart. Il sistema e il brand che ho deciso di utilizzare per la mia casa smart è della Nextatech, un'azienda, un brand tutto italiano che crea dispositivi appunto smart per la casa. Ho praticamente domotizzato tutto l'impianto di illuminazione di casa, tranne ovviamente le prese elettriche, perché non me ne frega niente. So che avrei potuto durante la ristrutturazione mettere ad esempio i Living Now della Ticino, però oltre ad avere un costo esageratamente fuori, ragazzi, cioè sproporzionato, perché hanno tutte le placchette di design e tutto ok, in casa mia ho deciso di mantenere l'impianto di Marplana, che costa, raga, niente, non è nemmeno male esteticamente, però di integrare in ogni lampada, in ogni striscia LED che troviamo all'interno di casa mia, un modulino smart della Nextatech. Come funziona questo modulino wifi, che vi metto le foto qui? Praticamente questo modulino si connette all'alimentazione, ovviamente alla 220 classica, poi c'è un'uscita che va, se RGB va ai LED, se 220 va alle lampadine, e poi c'è il comando a cui va attaccato il pulsante, perché le luci non si accendono tramite un interruttore ma tramite dei pulsanti. In questo modo possiamo vedere anche lo stato dell'app quando andiamo a accendere e spegnere, perché se avessimo utilizzato un interruttore questa cosa non sarebbe stata possibile. Quindi, una volta fatto tutte le modifiche all'impianto elettrico, abbiamo modificato e aggiunto tutti questi modulini smart in giro per casa, nascosti ovviamente nei vari muri, nelle cassette di derivazione, in posti impensabili, dentro i cartongessi, raga, ovunque. Vi dico appunto che ce ne sono 32 circa. L'app per gestire tutto il sistema, oltre chiaramente i comandi vocali a cui ci arriveremo dopo, è questa qui. Questa è l'app, ovviamente ho una cartella dedicata alla smart home. Quest'app, la prima, è One Smart, ovvero l'app che gestisce tutti i dispositivi della Nexta che ho in casa. Come potete vedere, l'app funziona molto bene. Qui ci sono tutti i dispositivi di casa, come vi dicevo, e poi sono anche divisi per stanze. Qui abbiamo il soggiorno, la camera da letto, la cucina, il mio studio, i due bagni e il corridoio. Ovviamente sia nella lavanderia che nel ripostiglio non ho messo nessun sistema domotico, perché, raga, sono stanze in cui entro una volta al giorno, mi accendo l'interruttore
interruttore e via, sarebbe stato uno spreco di soldi inutile. Anche se in cabina armadio vorrei mettere un sensorino che quando si apre la porta si accende la luce in automatico e quando usciamo si spegne. Quella sarebbe una chicca che mi piacerebbe fare, però ci stiamo lavorando, ci lavoreremo su. Ovviamente anche tutte le tapparelle sono elettrattuate, ho creato queste automazioni per tapparelle aperte e tapparelle chiuse. Sono delle scorciatoie per praticamente chiudere tutte le tapparelle insieme e non stare ogni volta a cliccare nella singola stanza. Comunque, ad esempio, passiamo nel soggiorno. Qui abbiamo LED soggiorno, che sono i LED questi qui nel tetto a girare. Poi abbiamo LED parete soggiorno, che sono banalmente questi LED della parete. Poi abbiamo il lampadario e ovviamente i faretti sul divano. Quindi questi sono tutti i quattro punti luce che illuminano la stanza. Se ad esempio adesso volessi andare a modificare il colore dei LED soggiorno, vado a cliccare LED soggiorno e si apre questa fantastica schermata. Dove abbiamo il bianco, che può essere sia freddo ovviamente che caldo in questa maniera, ma ovviamente anche RGB. Come vedete il sistema funziona molto bene ed è super 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 immediato. Cioè se andassi a cliccare qui, raga, cambia praticamente istantaneamente il colore. E la cosa che mi piace è che cambia in maniera smooth, con una sorta di transizione, non cambia di netto. Una cosa che mi piace di questo sistema è questo. Anche l'accensione e lo spegnimento di queste luci è molto fluido e non è mai di netto. Quindi se andassi a spegnere si spengono con questa transizione, e se andassi a accendere si accendono in questa maniera. Ovviamente possiamo regolare anche l'intensità luminosa. Stesso discorso ad esempio per questi LED qui, non cambia assolutamente niente, posso andare a cambiare il colore come vi pare e piace e tutto funziona alla stragrande. Se ad esempio volessi accendere i faretti sul divano, vado sempre in soggiorno, vado in faretti soggiorno, questi non potendo cambiare il colore abbiamo semplicemente un comodissimo tasto, vado a tappare e loro si accendono. Qua ovviamente posso regolare la luminosità dei faretti, ma anche questi si accendono con una transizione molto bella. Questo diciamo che è la regola generale per tutti i punti luce della casa, poi ovviamente variano in base all'utilizzo che ne dobbiamo fare, perché ad esempio per un punto luce così fisso c'è questa interfaccia, per l'RGB c'è l'interfaccia che vi ho fatto vedere prima, ma ad esempio vi faccio vedere un'altra cosa molto figa. In camera da letto, come potete vedere, ovviamente come sapete benissimo, ci sono questi pendenti, che uno è mio e uno è di Marico. Ovviamente si accendono da qui, come vedete c'è un interruttore, quindi io vado ad accendere la luce e a spegnerla sempre tramite un interruttore. La cosa figa è che ovviamente ogni modulo è destinato a un utilizzo. Se ad esempio adesso io andassi in stanza da letto, aprissi questa funzione che si chiama floss, mi appaiono due interruttori, quindi il modulo che abbiamo installato in questo punto della stanza al suo interno ha due interruttori separati, ovviamente digitali. Quindi quando vado a comandare questi punti luce li comando separatamente con un unico modulo. È una figata questa cosa, quindi quasi risparmio di mettere ad esempio due moduli separati, ma abbiamo tutto all'interno di un unico spot. Difatti vado ad aprire floss, mi si apre un'altra schermata, abbiamo floss jumpy e floss marica. Posso andare ad accendere floss marica, floss jumpy o viceversa, ovviamente, oppure possiamo direttamente accendere tutti insieme o tutti off. Questa cosa è fighissima. Se io adesso andassi ad accendere l'interruttore, istantaneamente l'app capisce che la luce è accesa e si va ad accendere ovviamente la lampada di Marica. Vado a spegnere da qui, ovviamente si spegne, ragazzi, proprio fulmineo. Ovviamente anche in cucina abbiamo domotizzato questa striscia LED, posso andarla ad aumentare o diminuire a nostro piacimento. Altra cosa che abbiamo smartizzato sono le tapparelle. Quindi ad esempio se volessi chiudere solo la tapparella della cucina, vado ad aprire tapparella cucina e questa è l'interfaccia delle tapparelle. Abbiamo apri, stop e ovviamente chiudi, oppure l'apertura parziale nel caso vogliamo aprire un pezzetto di tapparella. Ma se volessi chiudere la tapparella, anche qui semplicemente chiudi e istantaneamente la tapparella si sta chiudendo in un battibaleno. Se la volessi stoppare, ovviamente vado a cliccare stop. E la cosa che mi piace di questo sistema che ho integrato, della Nexta, sembra uno sponsor ma non lo è che è super reattivo, raga, non mi ha mai dato un bug, è una cosa fuori di testa, al contrario di Shelly ad esempio. Ovviamente non perdiamo il classico comando a parete, perché raga, mettiamo caso non c'è internet, non c'è nunca in casa, muore la connessione, non è che la tapparella non te la chiudi. Qui ovviamente comunque a muro abbiamo il comando della tapparella, quindi con un click vado a chiudere la tapparella e con un altro click vado ad aprire ovviamente la tapparella e si apre in automatico senza che io sto a tenere premuto. Questa è un'altra figata, un altro plus di questi modulini. Possiamo creare una cosa fighissima che sono le esecuzioni, ovvero le cose automatizzate, che possiamo tra l'altro aggiungere anche a Siri. Tipo io ho creato tapparelle aperte e tapparelle chiuse, quindi io vado a cliccare tapparelle chiuse e in questo istante tutte le tapparelle di casa si stanno chiudendo. Al contrario, vado a cliccare tapparelle aperte e tutte le tapparelle di casa si vanno ad aprire in automatico. Ovviamente tutti i dispositivi sono compatibili con
si era accesa. E qui adesso passiamo alla parte che in realtà io utilizzo di più, ovvero appunto la parte smart con gli assistenti vocali, che è quella che uso praticamente sempre. Gli interruttori di casa, raga, non li uso mai, uso solo la voce. Il sistema è compatibile sia con Google Home che ovviamente con quello di Amazon, e ad esempio possiamo dire qualsiasi cosa che lui lo farà. Ad esempio, imposta LED soggiorno sul rosso e in automatico mi cambia la luce. Imposta LED soggiorno sul bianco e quindi mi riporta il bianco, oppure possiamo specificare le diverse tonalità di bianco. Imposta LED soggiorno sul bianco freddo e mi imposta il bianco freddo, ovviamente. Questo, come detto prima, funziona per tutte le luci della casa, oppure banalmente posso anche spegnere l'intera stanza. Spegni soggiorno, mi va a spegnere tutta la stanza. Su Alexa ho ovviamente creato delle stanze a cui al suo interno ho messo tutti i dispositivi che sono all'interno delle singole stanze. Quindi in camera da letto c'ho i LED camera, i faretti e le flosse, quelle che vi ho fatto vedere prima, perché le vede in modo separato ma anche in modo singolo. Ovviamente ho creato camera da letto, poi ho creato una sottocategoria chiamata condizionamento e riscaldamento, dove ho integrato i sistemi di riscaldamento appunto e di condizionamento, il corridoio perché l'ho anche domotizzato, inutile ma l'ho fatto, il soggiorno, lo studio e dovrei fare i bagni ma non li ho praticamente fatti. Vi faccio vedere alcune cose che ho creato, tra cui le routine. Ad esempio ho creato banalmente quello dove dico puntini puntini, sono tornato, e quindi lei mi accende alcune luci quando entro in casa, non tutte. Ad esempio ho creato un'altra routine chiamata registro, questa mi serve quando sono in studio e praticamente mi va a chiudere la tapparella e mi accende la luce dietro, ve lo faccio vedere anzi. Poniamo il caso che io sia qua dentro e debba registrare un video, quindi la tapparella è aperta, questa è spenta e io quando registro praticamente la tapparella la tengo sempre chiusa perché altrimenti mi entra troppa luce, quindi registro. Quindi mi va a chiudere in automatico la tapparella e la sta chiudendo e mi accende la luce dietro che mi fa da background per la registrazione. E poi ovviamente vado a registrare qui nel mio computer. Quando ho finito di registrare dico semplicemente ho finito. Mi spegne la luce e mi riapre la tapparella e tutto finisce. Poi ovviamente dice delle cose che io ho impostato io, tipo ben fatto Jumpitech, oppure quando dico registro mi fa buona registrazione, niente, un po' delle cazzate. Però si apre la tapparella e io non devo toccare nemmeno un tasto e posso fare tutto rimanendo comodamente seduto al computer prima di registrare e anche dopo. Sempre parlando di routine, poi ho fatto le tapparelle aperte o chiuse, ovviamente, così le possiamo chiudere. Quando dico buonanotte e mi va in automatico a spegnere tutte le luci di casa e a chiudere tutte le tapparelle. Stessa cosa ovviamente con il buongiorno, apre tutte le tapparelle e accende alcune luci, non tutte perché di giorno non sono necessarie. Oppure quando sto uscendo mi va a spegnere tutte le luci e mi chiude tutte le tapparelle, così quando esco posso tranquillamente attivare l'allarme perché già le tapparelle praticamente me le ha chiuse Alexa in automatico, quindi non devo stare io a chiuderle tutte manualmente. Ho deciso di rendere smart anche l'impianto di riscaldamento e di condizionamento, non mi sono limitato solo alle luci, che adesso ovviamente vi faccio vedere. Raga, nulla di più semplice, non vi aspettate che qui abbia installato moduli strani o qualcosa di stranissimo. Basta comprare dei climatizzatori che sono gestibili sia da app che ovviamente sono compatibili con gli assistenti vocali, banalmente. La trovo una cosa comodissima, sia perché quando sei nel divano non devi romperti il c***o, cercare il telecomando, la cosa principale. Puoi impostare la temperatura tramite la tua voce, ma la cosa ancora più importante è che quando sei fuori casa ti accendi il condizionamento prima di arrivare e trovi la casa freschissima. Una roba, raga, che io amo alla follia. Anche nella vecchia casa avevo i condizionatori smart, ma qui diciamo che ho fatto un upgrade, ho comprato proprio dei condizionatori fighi, raga, sono fighissimi, non sono costati tanto, tipo 500 euro l'uno, nemmeno tantissimo. Sono degli LG Atmosfera, che tra l'altro la particolarità di questi condizionatori, che al momento è acceso, come potete vedere c'ha lì un sensore di parti per milione, praticamente mi dice com'è la qualità dell'aria all'interno della stanza, nel caso dovesse essere troppo sporca ti va ad accendere un purificatore, che è quel fregno che c'ha là sopra, si accende un leddino e in automatico mi va a purificare l'aria. Il PM10 all'interno della stanza sono al 9/8% e diciamo che l'aria è super pulita e si riesce a stare benissimo all'interno della stanza. Condizionatori che ovviamente sono gestibili interamente tramite la loro app proprietaria. Quindi vado ad aprire l'app di LG, che tra l'altro è fatta benissimo. Abbiamo la TV, che è questa qui, ovviamente la TV LG che amo alla follia, grazie LG per avermela mandata tanti anni fa. Poi abbiamo condizionatore soggiorno e condizionatore camera. In questo istante il condizionatore soggiorno ovviamente è acceso in modalità raffreddamento, temperatura target 22 gradi, e per cui possiamo andare a modificare un sacco di cose. Ad esempio possiamo accendere la purificazione e se la vado ad accendere si accende un leddino lì in alto, non so se adesso riuscite a vedere, ma accendo la purificazione
e si è acceso un leddino in alto, non si vede un cazzo. E in questa schermata possiamo andare a vedere l'aria complessiva all'interno della stanza. Quindi i PM1 sono buoni, i PM2.5 sono buoni e i PM10 anche buoni. E la temperatura al momento all'interno della stanza è di 24.5. Quindi abbastanza fresca e si sta abbastanza bene. I condizionatori sono uguali in tutta la casa, quindi sia in camera da letto che in studio, e sono tutti comandabili da smartphone e da... tranne per quelli studio, perché non so per quale motivo non funziona la scheda wifi, quindi non si riesce a connettere in nessun modo al wifi. Ho chiamato l'assistenza, ma indovinato un po', la garanzia è scaduta, perché questi condizionatori li ho comprati 2 anni fa, perché dovevo venire in questa casa 2 anni fa. Avendo fatto fattura, la garanzia è 1 anno sulle schede tecniche, quindi mi attacco al cavo. Come detto, posso impostarlo, accendolo e spengerlo da... quindi posso dire imposta condizionatore soggiorno a 20 gradi. E ovviamente va a cambiare la temperatura. Parliamo velocissimamente del riscaldamento, perché è lo stesso che avevo nella casa vecchia, l'ho semplicemente smontato e messo qui, ovvero questo qui, è il Tado. Al momento in corridoio ci sono 26 gradi, un po' altina la temperatura, da essere sincero qui c'è un po' caldo. Però questo si connette direttamente alla caldaia tramite 2 cavi, e lui ha le batterie anche, e si gestisce sia... quindi possiamo accendere il riscaldamento dalle... In questa casa, visto che la caldaia è compatibile, perché la caldaia è diversa da quella che avevo nella vecchia, nel vecchio appartamento, possiamo andare a gestire dalla propria app sia l'acqua calda, che è fighissimo, quindi posso impostare la temperatura dell'acqua calda, in questo caso è a 50 gradi, ma la posso anche aumentare, oppure possiamo andare ad accendere o a spegnere il riscaldamento. Comunque possiamo accendere il riscaldamento in questa maniera, o addirittura possiamo andarlo a mettere in off. Semplicissimo. Ultima cosa di cui parlo è la sicurezza della casa. Qui diciamo che ci sono due pareri totalmente opposti e contrastanti. Adesso vi racconto un po'. Partiamo dalle telecamere. Ho tappezzato casa e anche l'esterno di casa di telecamere. Ce ne sono 3 all'interno e 2 all'esterno e 1 in garage. Quindi telecamere ovunque praticamente. Le telecamere che ho messo, ad esempio qui ce n'è una insieme al sensore volumetrico dell'allarme, allarme di cui vi parlo tra poco, sono delle telecamere EuFi Security, sono le stesse che avevo a casa vecchia, l'ho semplicemente spostate qui. Questa è l'interfaccia delle telecamere, abbiamo quella in terrazzo ovviamente, poi abbiamo il soggiorno, lo studio, la camera da letto e quella in garage. Ah, una c'è nel terrazzo, non 2, non so perché ho detto 2 prima, va bene. Altra cosa che faccio ogni volta che esco, le vado ad attivare insieme all'allarme, in questo modo quando è, spero mai, qualcuno dovesse entrare, appena le telecamere o l'allarme rilevano un movimento, boom, vanno a registrare e scatta ovviamente l'allarme. Le telecamere sono appunto comandabili da telefono, si possono vedere direttamente da qui e si possono vedere anche tra l'altro da... Parlo dell'ultima cosa, l'allarme. Qui ragazzi ho sentito davvero tantissime voci e questo è il mio parere, poi se è sbagliato e giusto non lo so. In caso l'allarme, come potete vedere, questo qui è il tastierino dell'allarme. Un allarme blandissimo, normalissimo, non è smart, non è wifi, ma è un allarme cablato alla vecchia maniera. Perché ho deciso di fare questa cosa ragazzi? Perché secondo me l'allarme è, diciamo, il sistema di sicurezza principale dell'abitazione, quello secondo me. Quindi se andassi a mettere un qualcosa di smart collegato o un qualcosa che si gestisce da remoto, basta fottermi una password che sia dentro casa, cioè clicchi un tasto, disattivi l'allarme, una password. In questo modo serve un pin che so solo io, quindi per scoprire il pin o mi devi o mi devi uccidere. Oltretutto, non essendo collegato a internet, non può essere manomesso da remoto, non può essere manomesso in nessun modo, a meno che tu non vai a tagliare i fili. Ma se tagli i fili, indovinate un po', suona l'allarme ovviamente. Quindi secondo me il sistema cablato all'interno della casa è uno dei sistemi più sicuri. Ah, ovviamente, immagini i commenti, però non parli degli elettrodomestici. Ragazzi, anche gli elettrodomestici non li ho messi smart. Il forno è un dual cook della Samsung, non è quello wifi, non è la versione wifi, è la versione normalissima, perché quello smart costava troppi soldi. Quindi sti cazzo. Idem il frigo, volevo prendere un LG smart, ma per le dimensioni di questo frigo era inutile prendere quello smart, perché l'unica cosa che potevi fare al massimo era variare la temperatura da app, basta, né più né meno. Se era quello che tipo bussi e si vede la telecamera anche da remoto sarebbe stato figo, ma qui non mi entra e quindi era inutile prendere un frigorifero smart. Nel caso un giorno dovessi cambiare il frigo, secondo me è l'unica cosa che ha senso, perché ti apri la tua app e vedi dalla telecamera quando sei al supermercato cosa ti manca e lo compri, quello è una figata, però in questo caso era totalmente inutile. Vi faccio vedere nel mobile della mia scrivania, ovvero quello lì in fondo, come ho sistemato sia lo switch per gestire i vari dispositivi di casa e basta, semplicemente quello, è una cazzata, una cosa semplicissima, però ve lo volevo far vedere. All'interno di questo mobile ho messo uno switch Ethernet, questo è il cavo che arriva dal modem del soggiorno, c'è un cavo Ethernet che passa attraverso i muri, questo dà alimentazione al PC, al Mac, a questo affarino delle Philips Hue. L'unica luce Philips Hue che ho è quella della scrivania, quindi se andassi a dire accendi LED scrivania, l'unica striscia Philips Hue che ho messo è quella lì, perché l'avevo già, non mi andava di buttarla, l'ho comunque tenuta.
funziona ancora. Questo coso piccolino è il modulino, il bridge del riscaldamento. Questo quello delle telecamere. E poi basta, semplicemente i cavi Ethernet vanno al computer e al Mac, e ovviamente anche a quello. Quindi ragazzi, io direi che per questo video possa essere tutto. Spero che come sempre il video vi sia piaciuto. So che è durato un sacco, sarà durato un delirio questo video, ma dovevo farvi vedere tutto. Ci tenevo a farvi vedere tutto. Non vi ho fatto vedere proprio tutto, perché c'ho anche una stazione meteo all'esterno e una all'interno che mi monitora la temperatura sia esterna che interna e mi dà le previsioni meteo, ma non ve l'ho fatta vedere perché non ve ne può fregare un cazzo. Ci sarebbero tantissime altre cose che vorrei integrare di smart all'interno di questa casa. Pian piano magari lo andrò a fare, però direi che già siamo a buon punto. Fatemi sapere che ne pensate. Se volete delle domande, scrivetemele qua sotto nei commenti, che sarò felicissimo di rispondervi. Spero che qualcuno possa prendere spunto da questo video, perché secondo me ho fatto un buon lavoro. Anzi, fatemi sapere voi qua sotto nei commenti se ho fatto un buon lavoro o meno.